Per verificare di persona la presunta epidemia di Xylella, il 20 luglio, lunedì prossimo, verrà qui in Salento il commissario europeo per la salute, ma le autorità italiane hanno stabilito che i comitati locali a difesa degli ulivi non potranno incontrarlo e nemmeno l'ONG Peace Link, accreditata presso la commissione stessa. Questa è una cosa che ci ha sorpreso moltissimo, perché Peace Link è stata ricevuta in commissione 4 volte, abbiamo ricevuto anche una lettera da parte del direttore generale dell'EFSA e abbiamo sempre avuto dei rapporti con la Commissione Europea ai più alti livelli su questa faccenda. Quindi quando io ho chiesto a Bruxelles, al commissario del gabinetto con cui sono in contatto molto stretto, come mai non fossimo stati convocati per l'incontro, ci hanno risposto che il programma è gestito dalle autorità italiane. Avremmo avuto, e speriamo ancora che le cose cambino, il potere di mostrare al commissario quelli che sono gli uliveti guariti, le nostre tesi e ciò che stride in tutta questa storia. Stride in questa storia il fatto che la xylella non c'è su 1 milione di alberi, stride che l'Italia sia voluta andare con forza a Bruxelles continuamente per anni a domandare gli indennizzi quando ancora non c'erano i test di patogenicità e quando non era stato dimostrato da nessuna parte che si trattasse di xylella, e che anche se si trattasse di xylella, prima di far scattare un allarme da quarantena con quegli effetti devastanti sull'economia, bisogna essere ben certi di che tipo di xylella si tratta, del ruolo delle concause, se si può arginare e quali possono essere i metodi di contenimento alternativi al taglio che possono preservare non solo la bellezza della Puglia e il suo patrimonio geografico e culturale, ma anche arginare le devastanti conseguenze economiche che adesso vivono numerosissimi vivai e produttori in tutta la nostra regione. Che reazione c'è stata a Bruxelles leggendo il rapporto di una settimana fa con quell'1,8% di positività alla xylella? C'è stata una reazione, da quello che credo, di estrema sorpresa, e ancora una volta secondo me ci si è detti: ecco, ancora una volta le istituzioni italiane non ci portano a capire ciò che realmente sta accadendo. Qualcuno ha raccontato che nella riunione, senza far nomi, si è alzato un membro dicendo: certo, con voi italiani non si capisce mai niente. Ma io credo che questo non sia troppo distante dalla realtà, perché quando noi siamo andati in commissione la prima volta a marzo, io ricordo le facce attonite di chi mi ascoltava, che mi diceva: ma mi scusi, ma tutto questo perché non c'è mai arrivato dai canali ufficiali? Che interesse c'è che l'Italia si dia la zappa sui piedi e dichiari che c'è 1 milione di ulivi da tagliare nella regione più la più grande produttrice? E qual è la tua risposta? La mia risposta è che ci sono degli interessi così forti che hanno generato un conflitto di interessi interno all'Italia stessa, quindi un paese che va a Bruxelles si dà la zappa sui piedi per poter ottenere poi dei riscontri positivi su altri campi che non sono naturalmente quelli dell'agricoltura, quelli della salvaguardia degli ulivi, né dell'economia della Puglia. Se c'è la visita di un commissario dopo che c'è stata una nuova decisione comunitaria, vuol dire che a Bruxelles si comincia a capire che c'è qualcosa che non va. Ci viene da pensare che la Commissione europea voglia effettivamente rendersi conto di ciò che accade in Italia. Come mai, se c'erano 1 milione di ulivi da tagliare ed è talmente urgente eradicare questo batterio della xylella, l'Italia non lo fa? Il problema è che non c'erano 1 milione di ulivi da eradicare, o il problema è che non vogliono portare avanti le misure che si sono impegnati a portare avanti? A monte di tutto questo c'è un grossissimo, chiamiamolo bonariamente, equivoco portato avanti molto bonariamente portato avanti dalle istituzioni governative, le quali ancora ad oggi non sono state messe in grado di andare a Bruxelles e dire: scusate, noi ci siamo sbagliati, perché, come dice anche il nostro rapporto pubblicato il 6 luglio scorso, soltanto l'1,8% degli ulivi che sono stati campionati presenta la xylella, e soltanto alcune piante sono state tagliate perché la xylella non c'è su 1 milione di ulivi. E naturalmente, una volta che affermi che c'è la xylella, scatta la quarantena europea, non c'è niente che tenga, è una legge. Quindi 28 stati membri sono stati portati a credere, alcuni sguazzandoci anche dentro e contenti di vendere il loro olio più caro di quello pugliese, a credere che la xylella aveva ormai distrutto, devastato la Puglia e che non si potesse più far nulla.
Io mi ricordo addirittura a marzo un'amica in Inghilterra mi disse: guarda, qui c'è una pubblicità che spero ritirino presto, di un operatore turistico che dice che la xylella attacca anche i bambini.